Eccoci qua, ancora in diretta dal Carnevale di Schignano. Buongiorno a tutti voi. Eccoli qua i protagonisti che già a quest'ora sono in giro per il paese. Buongiorno, i bei. I bei e i brutti. No, questi sono tutti bei. Questi sono tutti bei. Eccoli qua, i protagonisti di questo Carnevale di Schignano. Eccoli qua, sono tutti bei, come vedete, hanno le lanterne. Eccoli qua, il panciotto, buongiorno, buongiorno. Eccoli qua, protagonisti già di quest'ora al mattino. Un altro protagonista di questo carnevale, eccolo qua, buongiorno ancora. Buongiorno, c'è anche il sindaco Ferruccio, buongiorno sindaco. Ciao, ciao a tutti. Buongiorno, ciao. Beh, questo è la vostra festa. Questa è la nostra festa. Oggi è il clou, sabato ci ha lasciato un po' a piedi sabato con la pioggia. Oggi è una bellissima giornata, per cui siamo qua tutti tutti. E loro sono andati questa mattina presto, che sono, infatti vedete che hanno le lanterne accese. E infatti ho visto che sono andati in giro prestissimo, perché hanno le lanterne accese, vedete? Eccoli qua. Questi sono tutti bei. Questi sono tutti belli. Sono tutti bei. Sono i belli tradizionali con il calzone e i belli col frasco. Perché? Ah, il bello col frassa lui. È vero. Col pancione o può vestirsi anche col frassa. Ah, si veste anche col frassa. Ah, ok. Allora, eccoci qua alla, proprio sulle strade di Schignano, dove c'è l'Info Point. Come ti chiami? Patrizia. Ah, Patrizia, che lavori al comune, e mi dicevi una cosa prima, Patrizia, che per voi a Schignano carnevale, allora, è festa di precetto. esatto, carnevale è festa di precetto. Esatto. Noi lavoriamo tutto l'anno, ma per carnevale diamo l'anima. Ecco. La cosa bella che ha raccontato è che dicevi dei belli che dovrà essere un uomo. Allora, generalmente i belli dovrebbero essere uomini, perché hanno un passo e una cadenza particolare. La donna fa il bello, ma non dà l'idea proprio del bello. Noi donne comunque lo facciamo lo stesso, anche se gli uomini arricciano un po' il naso, però noi comunque lo facciamo. Comunque hai fatto anche bei, hai fatto. Io da piccolina facevo il bello. Poi mio marito, quando ci siamo sposati, mi ha detto che era meglio che facevo un'altra mascherina, perché lui è geloso del carnevale, come il sindaco, loro sono protagonisti, quindi... Ma tu, sei bei o beh, brut? Secondo te è sindaco? Non lo so! Il sindaco si veste da bello. Ah, vero? Senti, fammi vedere sto Info Point bellissimo. Buongiorno ancora, buongiorno a voi. I video che abbiamo fatto, i video di tutto il paese, tutte le tradizioni. Oh, ma che bello! Cioè, ma qui avete riprodotto veramente. Abbiamo riprodotto tutto quello, e abbiamo anche tutta la cartina dove c'è il percorso per tutte le frazioni. Sì, è vero, queste sono tutte le vostre frazioni. Questi qui sono tutti i punti. Abbiamo il museo della maschera, abbiamo l'affresco del carnevale che pensa. Quello dei Passini, sì. Abbiamo esatto. Le chiese parrocchiali, il centro storico di Occagno, bello. Le opere delle mani. Ma scusa, sindaco, ma questo resta sempre aperto? Questo qui è un Info Point che abbiamo realizzato con un contributo del GAL, e l'abbiamo aperto quest'estate. E abbiamo già fatto per Natale, qui era allestito la città dei Balocchi. Chi si impegna a far questo è la signora Laura e la signora Raffaella. Laura e Raffaella, buongiorno. Sono le artiste di questa preparazione. E allora, Laura e Raffaella, buongiorno intanto. Buongiorno. Spiegateci che cosa si può vedere. Questo bello sto Info Point, sindaco, però. Faccio i complimenti, perché effettivamente in pochi metri c'è tutta la tradizione di Schignano. Sì. Il carnevale soprattutto, ma non solo, il sentiero delle espressioni, giusto? Sì. Allora, fateci vedere un po' che cosa possiamo vedere qua, e soprattutto queste che sono le vostre maschere. Sì, le maschere tipiche del carnevale, esatto. Allora, qui è tutto fatto in miniatura da una signora del paese. Oh, che bello, che tra l'altro. Sì, ma complimenti, davvero ragazzi. Questo è il bello e la ciocia.
Ah, ecco, questa è la ciocia, questa è vero. Questa è la ciocia. Esatto, esatto. Questo è il bel, l'abbiamo visto adesso in strada, sì, insomma. Esatto. Esattamente. Questo è il cappello del bel. Questo è il cappello del bel. Qualcosa capisco anch'io adesso del carnevale di Schignano. Benissimo. Questi sono i sapeur. Ah, i sapeur, sono esatto, sì. Sono due personaggi che arrivano dalla frazione di Perla. Vieni. Perché giusto, Mirella? Solo, sì, solo, di solo da sì, Perla. Dalla frazione Perla, ecco. Perché non si sa. Ecco, ah, cioè i sapori arrivano solo dalla frazione Perla. Sì, ah, okay. La leggenda dice che erano, diciamo così, i contadini, i forestieri, quelli che aprivano la strada per far passare la gente, facevano i sentieri. È sempre affascinante quando vieni a vedere questa cosa del carnevale. E poi soprattutto trovare in giro la gente al mattino alle 7 che è in giro già vestita. Stamattina molto presto. Esatto, si vede. Fino alla sera tardi. Esatto. Una grande energia. Ma per voi di Schignano il carnevale, come diceva Patrizia prima, è qualcosa di, è un'istituzione. Sì. Giusto? Sì, è un'istituzione. Bello brut. Vabbè. Ma soprattutto il Carlisep. Questo è il Carlisep. Questo è il Carlisep. Che poi viene bruciato, sì, giusto? Sì, sì. Alla fine, mi diceva il sindaco, è rappresentato da un diciottenne, giusto? Sì, sì. Da un diciottenne che poi, vabbè, alla fine poi scappa, poi arriva il fantoccio e viene, e questo, viene bruciato. Lui è la chiusura del carnevale. Cioè, quando brucia il Carlisep, chiusura del carnevale. Sì, ok, sì, perfetto. Sì, sì. Senti, questo invece è proprio il bel. Il bel. Sì, sì. Perfetto. Nella sua, tutta la sua bellezza. Beh, insomma, devo dire affascinante. Sindaco. Questo è più giusto, perché c'è il panciotto. Ah, perché sì, questo è senza. Col frac, questo è col frac, ok. Alla mattina presto, per evitare, perché una volta si vestivano e riempivano il pancione con la foglia, per cui era tutta una tradizione che uno per vestirsi ci voleva minimo un'ora e mezzo. Sì. Davvero? Sì, sì. E poi chi usciva di carnevale la mattina presto metteva il frac, perché il frac comunque è un abbigliamento elegante, e come abbiamo potuto vedere, i primi che aprono la sfilata la mattina hanno solitamente il frac con la lanterna. Ecco, esatto, con la lanterna accesa. Adesso, sì, col fatto che abbiamo che i pancioni sono prefabbricati, per cui uno in 5 minuti se lo mette, perché una volta ci vuole un'ora e mezza. Ah, ho capito. Sono cambiati i tempi, però il significato e la storia è sempre quella, no? E giustamente, come hanno detto loro, noi la sfilata è tradizionale perché prima di tutto parte la fughetta, che è la banda. È la banda, esatto. Che è la prima cosa, perché non si può far carnevale senza banda. Senza fughetta, non banda, perché la fughetta è un'estrazione di chi suona in banda. Ok, va bene, va bene. Naturalmente non possono mancare i due sapeur, con in mezzo normalmente che qui... Sono questi, vero? Sì, e qui non è rappresentata, ma che oggi vedrete... La sicurezza, che è la sicurezza. Era una figura che una volta, veramente... diversi tanti anni fa, era quella che andava dai carabinieri a chiedere il permesso per poter fare la manifestazione, perché comunque c'era un assembramento. Ma bellissima sta storia qua del carnevale. Persone vestite con le maschere, uno che ha la maschera non la vedi, per cui era giusto che ci fosse stato qualcuno che andava a prendere il permesso. E che sapeva chi era, perché la sicurezza ai tempi sapevano tutti. Adesso è un po' un problema, perché i tempi, per dire, erano 20, adesso siamo in 100 vestiti, per cui non tutti si conoscono, però è vero. Tutti quelli che si mascherano sanno quello che si devono fare e sanno come comportarsi. Comunque stanno apprezzando molti i nostri ascoltatori anche queste storie, questa storia del carnevale. Graziella, Paolo Alberto e Roberto stanno apprezzando anche le tue spiegazioni tecniche, per così dire, ma grazie anche alle signore che sono qua, che oggi ci hanno spiegato, e tutti ci hanno detto che per loro il carnevale è qualcosa di, cioè, passi tutto, vale come il Natale. Per me è una cosa che ci tengo a chiarire, che chi viene a vedere il carnevale è meglio che va sui social e si informa un pochino, guardando anche video, così, perché
chi viene per la prima volta può essere anche un pochino traumatizzato. No, perché è vero, io mi ricordo 2 anni fa, quando c'erano venuti là vicino con i pennelli, ci avevano pennellato. Ci avevano pettinato, tra l'altro. Esatto, infatti erano questo. Ma il sindaco è sempre il primo che pettina. Anche sabato ero pettinato tutto, per cui il problema non è che scelgono... arrivano chi c'è va bene, quindi... ma sia i belli che i brutti si avvicinano per fare le loro moine senza crear male, no ma infatti hai fatto bene però dirlo, Patrizio, perché effettivamente venire al carnevale di Schignano bisogna entrare anche nello spirito del carnevale. Sì. Bisogna giusto, è corretto. Andare dietro alle maschere, a quello che andare fanno, dietro alle maschere, giusto, sì, è corretto. È corretto. Le maschere apprezzano se si arriva da fuori, collaborativo. Se i forestieri, per così dire, sono collaborativi. Fare al gioco. Esatto. Noi abbiamo una serie di moine, di pantomine, di giochi. Il bello normalmente si avvicina alle donne, le più brutte di solito, e gli fa molti complimenti, tenta di baciarle, c'è tutta una serie di pantomime che servono, che coinvolgono la gente e il carnevale. Ma sai quanta gente che vi sta facendo i complimenti, ci stanno guardando, siamo anche in diretta. Come è nata questa tradizione al carnevale? Non si sa perché sono... Allora, senz'altro è nata... Il fatto di avere queste maschere abbiamo... tipiche. Che poi siete gli unici in provincia di Como, perché è vero, c'è il carnevale di Cantù, che è un'altra cosa, ma a Schignano, cioè non c'è nessuno come a Schignano. La tradizione delle maschere, le maschere come le fanno Schignano non ce l'ha nessuno, ma lo so, sindaco, è vero, però devo essere anche onesti, le maschere fatte con la precisione, ma con la passione, e come risultano, poi l'avete visto, è solo a Schignano. Solo a Schignano. Ci sono delle maschere vecchissime, perché ci sono maschere che avranno più di 200 anni, di sapere come è partito il carnevale non si sa, però si sa che la maggior parte è iniziata con persone che erano all'estero, che andavano a emigrare, e quando tornavano facevano la giornata di festa, che era la giornata del carnevale, che poi dopo partivano e andavano. Allora, martedì grasso qui da Schignano. Allora, le maschere, anche questa è una cosa stranissima, che uno non è che va a scuola di maschera, uno non va a scuola. Uno a un certo punto è così, si mette lì e prova, e se vede che va bene parte, fa le maschere. E qui avete una tradizione, Luca per esempio, Luca e tanti altri, Battista, tantissimi, è davvero, che sono l'associazione dei mascherai, che sono veramente... Anche la boscultura. Esattamente, brava. Anche una cosa molto importante, che sono legato al sentiero delle espressioni, i mascherai hanno anche realizzato all'interno delle frazioni di Ocagno e di Ovrascio delle statue in legno, sono delle opere d'arte, come scrivono. Devo dire che la cosa positiva è che non solo sono fatte da persone, diciamo, più o meno anziane, ma si sta avvicinando anche le generazioni più giovani, e questo fa sperare, perché vuol dire che allora c'è continuità. Bravo. Allora, io chiudiamo da qui il nostro appuntamento. Come no? Ci mancherebbe, non posso contraddirti, perché se no, ma sei matto, ma non mi fa venire via da Schignano. Se no, dopo, domani, quando riprende a lavorare in ufficio, dopo diventa un problema. È la tua braccio destro del comune. Sì, esatto. Anche un po' sinistro. Anche se... No, volevo dire troppo che simpatico. Per Natale l'associazione La Maschere ha fatto il presepe con le loro maschere. Abbiamo visti, siamo venuti a vederlo 2 volte. Per l'occasione abbiamo trasportato la rappresentazione del carnevale, dove abbiamo fatto il presente. Me l'ha detto prima, esatto, Massimo mi ha detto che avete portato lì, adesso dove è in piazza... Via Domenico Giovi, esatto. Vicino al municipio. Quindi vicino al municipio, esatto, c'è adesso praticamente dove c'era il presepe. C'è ancora il presepe, è stato tolto la Sacra Famiglia ed è stato messo il...
Il carnevale. È stato ricreato il nostro paese carnevale. Bravi, davvero. Complimenti davvero. Il Bruno Zampino ce l'hanno dentro anche loro due mancherie. Ormai. No, viva Dio che ci sono loro che mantengono questa bella tradizione. Bravi davvero. Siete fortunati. Ad esempio lei non è di Schignano, è venuta, ha comprato una casa, si è sposata, l'ho sposata io, si è appassionata, no, si è appassionata di Schignano, delle sue tradizioni, per cui anche questa è una nota positiva. Sindaco, da quanto sei sindaco tu? Da quanti anni? Appunto. Da quanti anni? Vabbè, ormai è un'istituzione anche il vostro sindaco. Sì, assolutamente. È un'istituzione. Ottimo. Allora, chiudiamo facendo vedere questa bellissima maschera. Intagliata di lei, bella. Sì, Luca Galli. Luca Galli? Sì, ok. Sì. Dimmi tu due cose. Questo è, ti dico due cose. Guarda che bella. Ha fatto questa maschera. È pazzesco. Enorme. Sì, è pazzesco. È veramente bellissimo. Anche dalla Francia vi salutano, da Seyans, dicono complimenti al carnevale di Schignano. Per esempio, Luca ed è il bozzetto della maschera futura, quello che diventerà. Quindi una parte maschera. Così è un bozzetto, che poi diventerà una maschera. Ah, sì, perfetto, sì. Molto bene, sì. Signori, complimenti davvero. Il fatto che i belli hanno le campane che sono le bronze che hanno un suolo sgargiante e il brut invece ha dei campanacci, e la differenza proprio che c'è tra come senti? Questo è il campanacci. Questo del brut invece i belli hanno è più dolce. Più dolce. Ah, è vero, è un suono. La differenza proprio tra il bel e il brut è che uno è vestito bene, tutto sgargiante, il brut si veste trasandato ma vuol copiare l'abbigliamento e tutto del bel, e alla fine poi c'è anche il gioco bellissimo che il brut. Perché il bel porta la cioccia, perché è un altro elemento fondamentale. Cos'è la cioccia? La cioccia è questa, che questa. È normalmente è una donna, è una persona vestita da donna, ma lo fa sempre un uomo, e che viene legato con una corda, e il bello la porta in giro. Ah, è vero, è legato con la corda, è vero. Con la corda. Esatto, è vero, c'hai ragione. Quindi la corda, e quindi la trascina praticamente. Ed è l'unica che parla, vero? Ed è l'unica personaggio del carnevale che parla. È vero, perché nessuno parla. Nei belli e nei brutti non parla nessuno, è vero, ti si avvicinano, ti coinvolgono. Lo mascheriamo per quello. Perché così almeno non parla. Guarda che rischi tantissimo da domani. Quando... Ma io lo provo con continuazione. Guarda che rischi tantissimo, perché lavori. Per chiudere questa cosa. Ma siete simpaticissimi. Dei brutti. Ben porta la cioccia con la corda e la fa inginocchiare e la fa prostrarsi. Il brutto arriva, cerca di portargliela via e promette alla cioccia, promette a questa donna Maria Monti, fedeltà, soldi, e per cui c'è sta pantomina che uno prende la porta via, poi arriva il bello, se la riprende ancora. È uno scherzo, che sono degli scherzi, ma che hanno comunque un significato nella storia. Perché Signorotti, la donna invece era quella. Ti è piaciuto sto carnevale? Bellissimo, sì. Complimenti davvero, buon carnevale, ci fermiamo. Grazie, saluti a tutti. Grazie, allora loro vi aspettano oggi e oggi pomeriggio soprattutto. Se venite qui, dov'è che si lascia la macchina? Ha detto che avete tutto il piano di sicurezza. Sì, abbiamo tutto, tutto il piano, se siete a posto. Al massimo qualcuno fa qualche metro a piedi. Esatto, però. Allora vi aspettano gli schignanesi. Il sindaco, grazie. Grazie a voi. Grazie. Grazie a tutti. Domani devi tornare a lavorare, ecco, sì. Domani si lavora. Ornella, salutiamo, grazie. Sì, ciao a tutti, stavo chiacchierando. Ma è bellissimo, qua sono bello, straordinari gli amici di Schignano, bello, come sempre. Bella la storia. Venite oggi pomeriggio a fare... C'è tutto qua. Spiega la storia, anche per i bambini, c'è un bellissimo libro che hanno fatto per i bambini, dove racconterò la storia di carnevale in dialetto tradotto in italiano, poi ti capì ciao Shura, fino all'anno dopo mi è scappato il carnevale chiudiamo così grazie Patrizia, grazie.